Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, siamo tornati! Ciao a tutti, eccoci qui, siamo tornati. Il nostro tornati. Liam, sempre più brutto. Sì, siamo tornati nella bottega perché in pratica accendendo la fiamma si è spostato lui. Esatto, andiamo a vedere cosa c'è sotto lì. Esatto, che di solito ci sarebbe stato tenuto scintillante. Ancora? Probabile. Esatto, è il martello da artigiano. Che non se ne frega niente. No, lui mette le pietre sulle spade, però non mi ricordo, mi sembra che ci vuole... Per esempio sulla mia spada che è questa, cosa abbiamo noi in pratica? Niente. Abbiamo una pietra lieve, una focosa o no? Sì, no, abbiamo una pietra velenosa. Abbiamo solo quella velenosa era buona, no? Abbiamo solo la velenosa. Sì, però non possiamo metterla. Ho capito, dopo la metteremo. Ok. Quindi... Non stiamo qua a farvi vedere, la prossima volta vi diciamo abbiamo messo la... Esatto, la pietra velenosa. Qui non si apre, abbiamo detto, ok. Ah. Attenzione, ho fatto un salto. Infatti, ragazzi, se proprio. Ho detto che è successo. Mamma mia, mi sono spaventata. Si apre dall'altra parte, vedi? Ah, ok. Quindi. Quindi in pratica noi ce ne dobbiamo andare via da qui. A meno che non usiamo il ramo profumato. No, per ma non vogliamo latino. Usarlo perché vogliamo vedere com'è la strada. Esatto, normale. Allora a questo punto noi ce ne andiamo ad Aide un'altra volta. Su da. Andiamo nel secondo salvataggio del tempio di Aide, dove c'era quella lì che ci dava i miracoli. Che non prendiamo. Abbiamo no. già sta Maciuca quella. Ah sì? Se n'è già andata quella via. Che stava lì, sì, se ne va direttamente a Maciuca. E possiamo proseguire. Esatto, no? Dobbiamo andare di qua dove non siamo andati in pratica. E per vedere dove sbuchiamo. Che io non mi ricordo assolutamente dove si sbuca di qua. Ma io penso che si sbuchi sempre a quella fortezza lì, ma dall'altro lato. Ah sì? Così se ricordo bene, poi magari ricordo male. Ci sono i ciccioni però, eh. Ah sì? Sì. Ecco, la fiammetta, vedi? La fiammetta nascosta. Porta fortuna del monastero che a noi piace tantissimo. Ma cosa serve? Li usiamo sempre i portafortuna. Sì, sicuramente, ma non sappiamo cosa serve. Dove allora, il ciccione qua dietro dove sta. Eccolo qua. Ah, ma questi sì, ok, erano cicci, ma non mi sembravano così difficili. Ah, due colpi li fai fuori. Ecco, questo però. Sì. Mi sembra che ce ne sta un altro qua dietro. Sì. Che ci aspetta. Ah, no. Sì. No. C'è l'anima del cavaliere valoroso. Antica alabarda del cavaliere. E figiamana. Antica alabarda del cavaliere, forse meglio della mia. Sì, però la però siccome a noi non ci piacciono, non so neanche quale sia. Vabbè, poco un po'. Volevo vederla. Sarà fatta da alabarda. Antico spadone pesante da cavaliere, che è diverso. Dall'antico spadone da cavaliere. Sì, che pesano tutti una quinta. È la spada di quel di uno dei ciccioni. Proprio che bene. Vediamo dove sta. Antica, eccola qua. Che anche questa pesa parecchio. Fa 180. Come noi. Come il nostro. E pesa molto di più. E pesa di più. Però le armi mi piacciono. Mi piace il fatto che questo sia un gioco che ha una marea di armi. Sì, sì, sì. Cioè, è una cosa che mi piace tantissimo. Bloodborne non è così. No, infatti noi non l'abbiamo giocato perché non abbiamo la Play 4. La PS4, ma... Visto un po' di video in giro. Non metto in dubbio che non sia carino perché, per carità, ha la stessa dinamica. Ah, però è molto più veloce. Oh. Qui andiamo da qualche parte. E dall'altra parte? Andiamo dall'altra parte un attimo perché... A vedere se ci siamo persi qualcosa. Ma di là non si andava... Oh. Chi? Questo c'è pure lo scudo. Chi sei tu? Che non ti muovi. Cosa pensavi di fare? Diglielo. Sei qui a tener banco uno scrigno. Bene. Niente mimic. Eh no, è meglio sempre perché... No, sai, no, certo. Ecco me, qua hanno cambiato un po' di cose. Polvere d'osso sublime. Che ci serve per? La polvere d'osso sublime, non vorrei sbagliarmi, ma è quella che serve per le... Per le? Per le fiaschette Estus. Per cosa? Per ampliarle. Dove sta?
bruciano nel falò per potenziare la fiaschetta, capito? La fiaschetta ti dà più energia la fiaschetta poi. Ah, bene. Ecco perché era protetto sto scrigno. Ok, quindi ci stiamo, Andiamo quindi avanti. dobbiamo andare per forza lì. Anche se io sono venuto da qui. Eh No. no, sì. Vabbè, qui non c'è niente, mi sembra, quindi Possiamo proseguire. tranquillamente alla fortezza. Certo. Quindi appena apriamo un falò bruciamo la polvere d'osso. Ma in un qualsiasi falò, no? Quello Sì, di maggiore. qualsiasi. Bene. Attenzione che non spuntano i nemici, strada facendo. C'è un po' di acquetta. Ok. Controlla C'è qua qualcosa intorno se qua. c'è qualcosa di interessante. Non mi Non sembra. fa mai male fare due passi, beh, Sì, fa bene alla salute. dai. Certo. Acqua putrida. Anche a me sembrava una No, porta un po' non così. c'era niente nell'altro qui, anche penso neanche qui. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Intanto qui C'è una rana. E c'è qualcuno, il boscaiolo dietro di dopo. Non è ma da dove possibile. sei uscito? Da lì. Raccogli oggetto, che non so chi sia quello lassù, ma chi è? È l'uomo tigre. Un po' inchiattito, Allora, ovviamente. aspetta, dopo veniamo da Io te. ucciderei la rana Sì, prima, non è che ci dopo. segue. Come è tutto C'è sto un buco qua. casino? Non è che andiamo. Che Anch'io c'ho un vago andiamo sospetto. da un'altra parte, che è una zona che non è che mi piaccia proprio Neanche a me. tantissimo, eh. Ci diamo questa E da lì, di pellegrina lì non prima. posso andare io. Guarda Perché pure subito. qui. Oh. I boscaioli nell'acqua. Cosa fanno i boscaioli nelle fogne? Mi domando. E qua pure è chiuso. Molto bene. No, no, non siamo nessuno su del passato, del Vabbè, ritorno. diciamo che già è la seconda strada chiusa. In pratica il gioco, questo qui, a differenza dell'altro, ti dà una strada Ben unica definita. Ma da fare. Non non è che puoi. arriviamo in quel postaccio brutto. Non lo so, mi sa di sì. Quello Ma della no. nave. Ma no. Brucia la polvere d'osso lì. Sì. È strano perché io la bruciavo ovunque. Vabbè. Andiamo avanti. Qua non c'era una persona che ci parlava anche. Luca, non lo trovavamo lì ancora, un'altra volta. Siamo proprio qui. Mamma mia. Ok, ragazzi. Noi Questa è una delle parti un po' più così, ma. non abbiamo neanche una pietra di Parnas per accendere le luci, giusto? Attenzione. Stiamo mettendo le fiaschette. Qui c'era uno che rompeva le palle. Eccolo, sta qua. Sento che qua c'era un buco, eh. È un cado. Ah, bello, piace, gentaglia nuova proprio. Io Molto devo bene. andare a uccidere quello che mi sta Ho capito. sulle palle. Ma bisognerebbe accendere un po' di torce per far bene, visto che non abbiamo la pietra. Stavo per dire che lo prendiamo da dietro, ma invece no, perché. Attenzione. Curati appena puoi. Ok. Mi avete preso alla sprovvista, non perché Non perché siete chissà chi ieri. siete forti, eh. Che fai di curi? Beve. Bevi. Vecchia spugna. Allora io direi, ma la posso accendere la torcetta io?
Perché se io posso accenderla io la torcetta con quelle fiammelle, no, Di ce l'ho, farfalla che non che non abbiamo, però abbiamo. abbiamo il falò qua dietro, la puoi accendere la torcia, no? Almeno da farci un po' di illuminazione. Allora, in verità a me la torcia non è mai servita, ma qua non me la fa accendere. Ah, ecco. Non è mai servita la torcia nel gioco di Dark No, no, Souls. invece questo è già un po' di Questo non volte ci capisco perché, tocca. sarò io che ho messo una visuale un po' più scura, più buia, che all'inizio me la Ma fece. magari anche c'ha senso che serva la torcia alla fine. Questo sì. Andiamo di qua ad accenderle, Ce ne no? sta un altro qua. A E anche sul ponticciolo. te pareva. Perché adesso ci facciamo vedere anche belli visibili. Qua ce n'è una, due ce ne sono. Quindi tu qua se andassi giù toccheresti anche. Ma lì la posso anche spegnere adesso. Per il semplice fatto che devo combattere. Guarda, casomai la accendo da qualche parte. Lì ce n'è uno. Molto bene. C'è niente qua. Hola! Acciamo. Molto bene. Distruggi anche sta scrivania, che vediamo che non ci sia niente dietro. La cosa che mi fa un po' pensare è che io questi qui non li ho visti proprio nascosti da qualche parte, quindi. Ma dobbiamo già andare su di qua? Per forza, solo qua vuoi andare. Attento, io la romperli direi una botta questo. Però c'è una trappola, c'è qualcosa. No, Frammento di titanina, qui c'è stato quello stronzo che sparava da qua. vabbè. Ah, qua potresti accendere un'altra torcetta. Ma dove sta? Non lo so, sarà sceso. È un'altra torcetta, eh. No, ce Parte l'ho che detto qui non ci tornerò più, probabilmente. così. Quindi chi se ne frega? Andiamo avanti. Ma nella prima casupola hai guardato che non ci sia Dov'è dentro la prima niente? casupola? Dove Guarda là dritta, no? sta la casupola? Qua? Io non ne vedo casupola. Non lo so. Ma tu te le Vabbè. sogni le cose? No, ma mi sembrava che c'era qualcosa. Vabbè. Quel lumino si può prendere secondo te? Sì. Certo, casupola. Prova a dargli la botta a quel finto morto. Ora sta sotto. Non l'abbiamo preso. 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 Se ne arrivano 500.000. Ragazzo, non sei morto. Molto bene. Questo ci ha lasciato. Ah sì, tutti i Stivali. vestiti perché sono peggio. No, peggio dei nostri no. Ma quanti ne vengono fuori? 7.000? Così, giusto per sapere. Grande, io sei un grande. E se ne è arrivato un altro. Certo. Boh, morti. Allora, ce la facciamo ad andare avanti? Ce ne sono tanti. Resina oscura. Non si vede niente. Ho sentito qualcosa.
Cadere in acqua. Sì. Molto bello. Eri troppo visibile. Certo, vedevo due spade luminosissime. Guarda quello là dietro. Ci faceva luce. Non ce la fa. Un birlone pure. Però è resistente le frecce questo, eh. Ma io mi domando, cioè lui ha la torcia accesa, tu appena lo uccidi, la torcia si sveglia. Perché rimane accesa grazie alla vita di quello lì. Eh certo, quello ci gli dà Appena l'elettricità, perde la vita, non è che la torcia cade e rimane gli dà accesa. l'elettricità però. No, non si capisce perché. Vabbè, non credo che possiamo passare di qua. Dobbiamo fare tutto il giro come Eh sì, sempre. lo so, purtroppo lo so. Dai, dai, armiamoci di coraggio. Però mi ricordo che in una casetta di queste non c'era niente. Mi ricordavo bene. Sì, attenzione qua in cima. Eccolo qua. E vuoi fare? Molto bene. Ma in cima non c'è anche un cane? Una volta ci stavano i cani, ma non lo so se hanno cambiato qualcosa. Ma questa è casuale. C'è un cane che arriva. Lucatiello. Dov'è? Dice nuovo Ah, ecco che era giù là invece questo. muro. Aspetta Luca, c'è un cane qua. Boh. Adesso possiamo parlare senza problemi. Ma non lo so. Cioè, ci siamo visti 10 minuti fa, non sei cambiato affatto. Voglio dire, non è che sono Cioè. andato. Purtroppo di cose non ho trovato un barbiere. Mamma mia. Se no, questo è per te, un'effigie umana, grazie. Comunque Luca, tu non sei un grande. Sono due cose, la mia spada e la realtà, ma forse potevamo anche leggere cosa diceva, visto che hanno detto che la lore è più È già la mia. capibile. Capibile. Capibile? Non ti piace capibile? E poi sono Comprensibile? venuto qui. Per? Hai mai sentito parlare dei non morti? Le povere anime affette dalla maledizione. Un non morto perde gradualmente la sua umanità finché la sua volontà non Ma sì, decade. ma questo lo sapevamo già. Alla fine diventa un essere vuoto e si nutre degli altri. Un essere vuoto non può tornare umano. Si può evitare una simile destino solo con l'aiuto delle anime trovate qui. Sempre che naturalmente le leggende siano vere. Spero solo che lo siano. Ciao, Mi grazie. spiace annoiarti in questi discorsi sul mio destino. Immagino essere stanco ultimamente. Ma non lo so. Vabbè, se sei stanco ci Se dispiace passate, te ne puoi per te. anche andare. Lo sapevo che c'era qualcosa lì dietro. Un'altra Un'effigie effigie umana. umana. Qua ci vogliono far tornare umani a tutti i costi. Oh. Oh, prenderlo da dietro questo. Molto bene. E anche l'altro non si è accorto di noi. Vabbè, Capito, ma non lo posso prendere da dietro. dai, tiragli una freccia allora. Bracciale del variati. Qua potrei accendere tutto, ma vabbè. Il cane è pure nero, Sì. no? Che già non si vede niente. Si gli tira le bombe ma non ci arriva noi. Attenzione. Bravissimo, volevi fare l'uscita come ho fatto io con quello. Infatti Sì. è stata È uguale. stata proprio identica. Oh! Con un cane di mezzo. Poco male, dai. Non c'è niente? Sembra di no. Sta Cioè, scassando appunto, volevo dirti, non scassarla, perché poi ci siamo accorti che le spade durano di meno in quello. Ma! questo.
Lo siamo noi che ricordiamo male, ma... Ma non ci si erano mai rotte così tante volte. Vabbè, quella di fuoco. Questo ha fatto pure come l'altra, un'altra sparata pure lui. Però bellissimo, questi vengono da qua sopra, che io Non li non vediamo. mi metto a guardare sopra i tetti. Qua un'altra torcia d'argento, là c'è un pirlone. Che prima vedevamo, Morto, no? Vabbè, morto. sai com'è? La sicurezza non è mai troppo. Ah, non si può andare di là. Andiamo su. Andiamo su, o scendiamo qui e vediamo se abbiamo una pietra di Parros. No, non ce l'abbiamo la E pietra di accendiamo Parros. tutto, scendiamo. Come scendiamo? Non dobbiamo salire. Sì, però c'è una parte qua che io voglio fare, vedi? Hanno messo sti cosi per non farti passare, ma che bravi, Ok. eh? Cani! Non li avevi visti? Ce ne sono 50. Cani bellissimi. Uno ti sta Arrivando uno venendo tutto incontro. sparato. Meglio farli Però così. c'è da dire che questi cani, ok, sono meno difficili di quelli di Dark Souls 1. Ma personalmente... Te lo ricordi i cani che trovavamo, non mi ricordo in quale livello? Ci facevano diventare pazzi? No, sono d'accordo con te, non sono difficili. Danno Sì, danno un po' fastidio, ma non sono così difficili come quelli. un po' fastidio Ma questi e... bidoni non li puoi rompere? È da prima che li vedo che mi domando cosa siano. Sono i bidoni dell'olio. Ah. In pratica ti fai una merda con quell'olio, loro ti sparano le frecce di fuoco e ti fanno una merdaccia. Tu ti sei messo qui per non farmi mettere la pietra di Parros. Che noi non abbiamo, sì. Ah, sì, la usiamo allora perché è già un buio Sì, non si pesto. vede niente. Ma ah no, perché dico ho fatto la C'è la pesta. miseria, non c'è la pietra. Oh, dai, che è tutta La pietra un'altra di cosa Parros, mi ha adesso. sparato Lassù ce ne uno. sono. Ah, perché ti Oh. vedono adesso? Prima non ti vedevano. Neanche loro. No? Certo. Oh, è tutto più illuminato, è tutto molto più bello. Andiamo su a ammazzare quelli. Questi soliti due che dormono, non li hanno cambiati. Molto bene, qua c'è un altro. E se la dorme anche questo. Ma qua dietro c'era qualcosa. Sì. Non ce ne sono falò, vero? Finché è quello che ha, che non ci sono falò finché non. Bandito, guardiamo se possiamo metterli così da Brigante, e io bandito. c'ho il coso di Aidedos. Dai, il resto abbiamo tutta una Allora, schifezza. bandito, questo è bandito. Brigante, migliore del mio, È pesa più anche di meno. leggero, E metti anche i pantaloni e il braccialetto Vediamo il allora. Sì, braccialetto del il brigante. bracciale. Meglio. E anche pantaloni. Ok, dai. Siamo un po' più. Non lo so. Però sì, Bah, dai, insomma, ma più siamo carini. un misto tra Ci un possiamo guardare un po' di più allo specchio. principe di Persia e uno Esatto, è zombie. uno zombie di Resident No, di Walking Dead. Evil. Che non hai mai visto, come Ah, fai a non mi dire? Come piace. fai a dire? Sono tutti uguali, hai visto uno zombie e li ho visti tutti. Ma tra un po' andiamo anche dove ci sono quelle ombre che ci piacciono. Chi? Gli uomini ombra che escono fuori e vanno. Ma doveva già uscirne uno, non è uscito. Vabbè. Ah, qui è chiuso. Allora, questo me lo sono venuto a prendere, che lo sapevo. Ma lo possiamo aprire? No, lo Lo si apre apriamo dall'altra dopo, parte. giusto? Sì, devo andare. Devo fare uno yuppie doo qua. Ecco, avete notato il famosissimo Yuppie-Doo? Che solo lui sa perché lo chiama Yuppie-Doo. Eccoli. Eccoli, vedi che l'ho Guarda nominato io. quello! Chi è?
Senti. Ma anche lui spara, eh. Morto? Ok, noi riuscivamo. No, non è morto, io ho visto un'altra freccetta. Allora, voi dovete assolutamente andare a vedervi il video. Non ci sta. Ah, però dovete andare assolutamente a vedere quel video. Ma l'avevamo registrato anche il fatto che abbiamo detto. Lo uccidiamo, guarda che bon, che bravi che siamo. Bevi, bevi, che c'è qualcuno che ti tira le frecce, te l'ho detto io che c'era ancora. C'ed è un altro che ti sta tirando le frecce. Ah, eccolo. Meno male che me ne sono accorta, se no morivamo lì e dicevi chi mi ha preso? È morto, vedo? Sì. Onda di forza. Magia. Guarda se riesce a ucciderne uno. Ah dai. Mamma mia. Cosa? No, dico... C'è un tempo? Sì, vabbè, non più di tanto. Piuttosto che andar lì dentro. No, adesso potrei anche andare. No, realtà. Ma appena andavi lì non si rompeva il muro e ne venivano fuori altri? Se lo miriamo, forse. Perché faceva sanguinamento questo. Oh, vabbè, dai, riusciamo anche a batterlo. Forse lo devi aprire, basta, no? Lo sapevo io che c'era qualcosa che spaccava tutto. Io direi, lo distruggono loro, tanto vale che... Io prima di tirare un po' di frecce, finché sono in due. Bravo, bravo. Sanguinamento. Oh. Cos'è che ci cura il sanguinamento? Niente? Molto bene. Cosa ci ha lasciato questo bel uomo ombra? Gli stivali pesanti. Bene, che a noi non ci interessa niente proprio. Ce ne sono ancora però, mi ricordo. Eccolo. Io non lo vedo. Scendi, là. Oh. Solo questo c'è? Non lo so, ma intanto... ci occupiamo di questo che mi dà il macete di tessuto lacero. Bene. E qua manca chi non doveva mancare. Non lo sappiamo, magari ci sta e non mi sono accorto. Mi sembra di vederlo. Ah, perché è nell'altra porta. Non c'è. Gli hanno cambiato posto. Attenzione che uno di questi due aveva una trappola. Esatto. E ricordo che poi arrivai qui tutto contento, aprì, pam! E siamo morti. E ci rimasi come un pellegrino, sì. Rotola via. Se quello delle frecce, basta mettere lo scudo davanti. Lo spadone. Sì, vedi? Si vede già che c'è la trappola. Certo. Vedi? Metti lo scudo davanti e sei a posto. Talismano d'argento, che ci serve per? Per... vediamo. Per niente. Possiamo anche vedere cos'è il talismano d'argento. Talismano d'argento, permette di confondersi con l'ambiente circostante. Non l'abbiamo mai usato. Penso. Non l'abbiamo mai visto, forse. Vabbè. Ok, anche qui è andata. Dobbiamo assolutamente aprire la porta, l'altra porta, in modo che se succedesse... Che? Nell'eventualità che ci lasciamo le penne. Esatto. Cosa?
che potrebbe capitare. Buona e giusta. No, buona e giusta no, che potrebbe capitare. Devo vedere sempre se qualcuno si butta da qualche parte qua. Ah, da qua, ma c'è un uomo ombra anche là sotto, no? Non mi sbaglio. Sì, sì, qua sono dappertutto gli uomini ombra. Gli uomini ombra, poi. Sta gendaglia qua. Devo scendere, ragazzi, sulle scale io non so combattere. E poi è meglio darsi il benvenuto in un posto più decente. Molto bene. Ok, adesso che ci siamo conosciuti. Ce ne andiamo. Chi ci butta di sotto? Nessuno. Perfetto. Bello il paesaggio però, eh? Sì. Ah, qua dovevamo andare a suonare la campana. No. Sì, prima di scendere, perché sennò... È inutile? Sì, sì, tocca rifarsi tutta la strada, sennò... Perché la nave mo' arriva, mi sembra. Infatti. Eccola. Nel massimo splendore. Ok. Posso del ritorno. E vabbè. Qua scendiamo, dobbiamo ricordarci di aprire la strada. Sì, però non mi ricordo se... Vabbè, intanto vado di qua. Sì. Qui ci dovrebbero essere anche qui gli uomini ombra. Due. No? Che non riescono a venire su, però. Non lo so. No, non riescono a venire su. Bevi. Vai su e bevi. No. Non bevi? Bevuto. Molto bene. Se ne sono andati, questo un di migliori. Lì c'è la barca, ma noi aspettiamo ad andare dalla barca. Ma c'è qualcuno qua? Appeso? Che sta aspettando praticamente che io lo faccio fuori. Bene. Morto. Esatto. È bastato. Io volevo venire su quando tu andavi un po' più avanti. Ma che cazzo è questo? No, oggetto a rischio. Metti, c'è il polvere riparante. Ma che era quel coso? Non lo so. Come mai è uscito? C'hai la spada a rischio. Ho capito. Non ne abbiamo? Molto bello. Un circospezione. Molto bene. Questo è la trappola? No? Non mi ricordo, però dammi la botta perché... Bomba invocata. Sì, è tipo un'armeria questa, no? Frammento di grande titanite. Okay. Questi sono... Ah, mi sembravano due scrigni. Magari. Molto bene. Oh, non ucciderlo! Sta qua. Aspetta. Apriamo la porta prima. Che questa è una cosa molto buona. Sì, perché se ne fa sempre il giro. Ok. È arrivato il signore. Allora, io direi che da qua salutiamo. Sì.
Noi da qua Vediamo cosa. Esatto. facciamo quello che dobbiamo fare con lui, che è l'unico mercante che ci può vendere la roba, che noi se gliela vendiamo, boom. Poi torniamo al falò. Alziamo quello che dobbiamo alzare dopo aver venduto gli Sì. oggetti e torniamo da qua, sperando Va bene. di tornare qua con più fiaschette di Eh adesso. sì, chiamiamo una sola. Ok, ragazzi, noi facciamo quello che dobbiamo con Gablan e Esatto. ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Mercanteggiamo. Ciao ciao. Ciao ciao.